me soprattutto per i nostalgici, quelli che guardano spesso Rai, Rai 1, Rai 2, c'è qualcuno che lo vede, sì dai, sì cara, vedi, brava, giusto, e come vi dicevo qualche tempo fa ho preso parte a questa manifestazione davvero prestigiosa, per me è stato un onore, vero, rientrare in un cast così grande. Il programma, per chi non l'avesse seguito, era Una notte per Caruso, in diretta da Marina Grande di Sorrento, un posticino così, sai, di quelli, no? Brutti, no? Un mare stupendo, costiera amalfitana, quindi insomma una meraviglia. E io, come vi ho detto, appunto ero presente in questa cornice splendida, e accompagnata da una meravigliosa orchestra del maestro Vince Tempora. Ho cantato un pezzo storico. Chi di voi non ha mai visto i film di Alberto Sordi, no? Quindi grandissimo del cinema italiano, famoso non solo in Italia ma anche nel mondo per tutto quello che ha fatto. E il pezzo era cantato, diciamo, da una di quelle che canta il Tuccole, no? Una certa Mina, no? Non so se voi dicono che è scarsa, però. Scherzi a parte, la più grande cantante italiana degli ultimi, non so, 20-30 anni, anche di più forse. Il pezzo è scritto da Alberto Sordi ed era la colonna sonora del film Fumo di Londra. Io ho fatto il possibile per, ovviamente, non emulare Mina perché è irraggiungibile, però insomma l'ho fatta a modo mio. Stasera l'orchestra non c'è, ma io ve lo faccio sentire lo stesso. Il pezzo è Breve Amore. Yeah.